Sono più emozionato io di voi a intervistarvi insieme. È un'interrogazione. Un'interrogazione di storia. Vai. No, no, io sto già riprendendo. No, non lo so. Una battuta a testa sulla partita di oggi. Che partita è stata per te al centro della difesa e per te là davanti? Tutto. Allora, già dall'inizio è stata una partita difficile, soprattutto per il campo. Era molto, molto pesante. Primo tempo bene, come al solito abbiamo lasciato tante occasioni. Secondo tempo abbiamo iniziato bene, poi purtroppo abbiamo preso gol come al nostro solito sul cross. Però poi col cuore siamo riusciti a pareggiare e poi alla fine siamo riusciti anche a portarla a casa con un grandissimo gol di Sassà. Un grandissimo assist di qua, di Brandino. Niente, per me invece, vabbè, condizioni del campo per il mio modo di giocare favorevoli, perché era un campo brutto, sporco, dove si fa la guerra. Tanto cuore che questa squadra ha sempre dimostrato di avere, non è la prima volta che dimostriamo di essere una squadra di gran cuore e l'abbiamo sfangata, meritatamente l'abbiamo sfangata. Per te Giacomo, che era un po' di partite che partivi dalla panchina, quanto è stato difficile partire dall'inizio, mantenere la mentalità giusta? Ma la mentalità ce l'abbiamo durante tutta la settimana, è quella, la riportiamo la domenica, stiamo sempre tutti sul pezzo, quindi riportiamo quello che facciamo la settimana la domenica. Per te invece Brando, quando sei arrivato in area, prima di servire l'assist a Salvatore, hai pensato di calciare? Cosa pensavo? No, no, io proprio volevo proprio passare la Salva, perché ho visto si è fatto tutto il campo e stranamente, perché era col sinistro, non era facile per me soprattutto, sono riuscito a dargli un grande pallone e sono contento anche per lui che era dopo lo segnò. Quanto siete stati bravi?